un percorso straordinario, cioè fuori dall'ordinario. E poi le tue impressioni su quest'opera. Ha detto una cosa bellissima già Ettore prima, il fatto di essersi spogliato da un linguaggio professionale per poter parlare a tutti, e c'è perfettamente riuscito. Io nelle mie tante direzioni ho sempre avuto dietro di me un cartello che recitava più o meno: bisogna scrivere per gli altri e non per se stessi, e possibilmente per l'ultimo della classe. Ho sempre cercato di trasmettere questo concetto alle persone che hanno lavorato con me, anche se devo ammettere, mi veniva in mente mentre entravo qui e vedevo tanti mancati per colpa mia naturalmente. Una volta chiedi un esame di diritto del lavoro, non lontano da qui, col professor Federico Mancini, il quale mi disse: il diritto del lavoro non capisce quasi nulla, però parla così bene. E mi alzò di due punti, quel voto peraltro rimasto basso. Io credo di avere da qualche parte in casa mia, caro Gianetto, una laurea in giurisprudenza, che mi è stata incautamente rilasciata a poche centinaia di metri da qui. Niente meno che sulla responsabilità penale del direttore di giornale, sembra articolo 56 del trattato, che non ricordo. Quando mi venne consegnato io dissi che non l'avrei mai usata, e fino adesso sono rimasto in parola. Però, dopo che anche gli avvocati, quelli bravissimi, hanno cominciato a scrivere libri straordinari, io devo seriamente riconsiderare quella promessa. Siamo accerchiati, noi aspiranti scrittori. Ho appena cominciato a fare lo scrittore dando alle stampe tre modeste fatiche che ho appena inviato a Gianettore, che col cavolo mi hanno fatto presentare all'ambasciatore, che vengono soltanto gli autori di libri belli. Che arriva Gianettore Cassani, mette la freccia e scrive un libro che io per un sogno, per profondità, per passione, per competenza applicata alla fantasia e viceversa, per umanità e addirittura per preveggenza, visto che si parla di Ucraina. Allora il povero scrittore debuttante a 70 anni, come nel mio caso, anzi chiedo scusa per l'outfit un po' spensierato, è stato soltanto per togliere due o tre settimane i miei 74 anni che mi verranno fra capo e collo tra due settimane. Allora questo anziano scrittore debuttante cosa può fare se non rovistare nei cassetti, cercare quella laurea polverosa, sperare di diventare ragazzo di studio presso qualche luminare in cui la città è storicamente piena. Io Gian Ettore, è la prima volta che ci vediamo, nel senso che ci siamo sicuramente sfiorati in qualche studio, quelli in cui si passa da un omicidio cruento ai pronostici del Festival di Sanremo. Però la stima istintiva e forse anche l'amicizia possono nascere anche a distanza. La TV è certamente un medium che può filtrare e deformare, ma il profumo delle persone per bene lo si può intuire. Certo, non era facile per me pensare a un Gian Ettore splendido professionista che avesse in serbo una potenzialità del genere, anche se era verosimile che la sua umanità potesse avere altre derive che non fossero legate a quelle. Questo libro è un trattato di umanità. Io ho cominciato a leggerlo come si fa con i libri che poi devi in qualche modo illustrare e non pensavo di appassionarmi tanto. E questo te lo dico da collega, non avvocato, ma collega scrittore. È un trattato di umanità, di calore, di pietà, di riscatto, di difficoltà da superare che vengono superate, di speranze, di sogni realizzati che non erano neanche sogni, verosimili, di fratellanza, nel vero senso della parola,
mi verrebbe da dire, ammesso che esistesse la parola, ma ne posso parlare con cognizione di causa, di nonnanza, perché questo nonno adottivo è una persona straordinaria. Ho dovuto prodigiosamente calare in una realtà sociale che lui ha conosciuto prima e non dopo, cioè quando siamo diventati tutti ucraino-logici. Gassani sa quello che scrive e soprattutto lo sa contestualizzare. Non ha scritto un libro, ha scritto un film che scorre sotto i nostri occhi con un realismo potentissimo e spesso molto, molto commovente. È una certa età, si compone facilmente. Parla di cose che sa, di gente che sa, di sentimenti che sa e sa tradurre, di dolore che sa, di riscatti che sa, di miracoli che sa, di profumi che sa, e fa commuovere e a tratti sorridere come gli scrittori veri. Tu sei a tutto tondo uno scrittore vero. Tu già detto hai sbagliato mestiere, o forse in quei mestieri, compreso questo nuovo che sai fare entrambi, dimmi cosa devo fare io da grande.